Anche il comune di Tusa protagonista nel film Il delitto Mattarella per la regia di Aurelio Grimaldi. Dopo l'elezione del fratello Sergio al Quirinale, il regista ha scritto e raccolto tanto materiale su questo caso in modo da creare una sceneggiatura densa di fatti e documenti con l'intento di combattere l'oblio in cui è caduta la vicenda. Con Il delitto Mattarella, Aurelio Grimaldi porta al cinema una delle storie meno raccontate d'Italia, una storia che narra come l'allora presidente della regione Sicilia voleva ristabilire la legalità in un'amministrazione fortemente collusa con la mafia. La scelta di Tusa è nata casualissimamente. L'attore Vincenzo Crivello, mio caro amico, ha lavorato con me da tanti e tanti anni, e mi dice: Aurelio, so che gireremo in altri comuni e che hai trovato sponsorizzazione da Corleone e a Castellammare e aspettavamo anche, avevamo dei contatti con altri comuni. Cioè, io ho conosciuto il sindaco di Tusa, mi pare una persona squisita, il posto lo conosci? Ho detto sì, me lo ricordo, c'ero andato tanti anni fa in Tusa Alta, quella sul mare, me la ricordo benissimo. Dice: ma ti posso mettere in contatto col sindaco di Tusa? Detto fatto, il sindaco Miceli, appena sentito del progetto, senza neanche leggere la sceneggiatura, dice: vi voglio assolutamente qua. Ed eccoci qua. Anche la piccola comunità di Tusa, protagonista in alcune scene del film, e per questa realtà posta ai margini delle province di Messina e Palermo, rappresenta motivo di grande soddisfazione e promozione turistica. Abbiamo creduto fortemente nel progetto di Aurelio Grimaldi di ricordare e di elogiare la figura di Piersanti Mattarella, perché oggi più che mai c'è bisogno di politici con la schiena dritta, con una visione e con un alto senso delle istituzioni. Come Tusa abbiamo voluto partecipare perché Mattarella era il presidente della regione siciliana e la regione è tutta, non solo le grandi aree metropolitane di Messina, Palermo e Catania, ma anche i territori apparentemente di periferia come il nostro, che hanno molto da dire e molto da dare all'intera regione. Il film valorizza moltissimo alcuni punti veramente suggestivi del territorio del comune di Tusa, dal Calvario alla spiaggia delle Lampare, a Piazza Mazzini, ad alcune aree rurali. Quindi, insomma, da questo punto di vista, se lo vedrete, potrete rendervi conto che abbiamo centrato l'obiettivo.